Le vie del Signore sono infinite. Ciò che può essere un miracolo o una meraviglia per una persona potrebbe passare inosservato per un'altra, poiché Dio ha un piano unico per ognuno di noi. Salem 1692, un capitolo affascinante e inquietante della storia americana che continua a gettare ombre sulla nostra comprensione della giustizia e dell'isteria di massa. Le streghe di Salem, spregevoli donne che avevano venduto l'anima al diavolo. Ma qual è la verità dietro questa frenesia? Chi erano realmente le streghe di Salem? Partiamo dal principio. Ci troviamo nel cuore del Massachusetts. Tra il 1692 e il 1693, oltre 200 persone furono accusate di essere delle streghe. Ma qui insorge un primo problema. Non avevano né bacchette magiche, né pozioni misteriose. Erano persone normali, o almeno così sembrava, e di queste ben 20 persero la vita. La xenofobia, l'isteria collettiva e l'idea di magia nera trasformarono Salem in un luogo di paura e di sospetto. Nel passato, l'Europa fu sconvolta da una singola ossessione che accompagnava tutti i cristiani: la stregoneria. Il Medioevo e l'inizio dell'età moderna videro la convinzione che il diavolo potesse conferire poteri a individui chiamati streghe in cambio della loro lealtà. E questa mania delle streghe fece strage di decine di migliaia di presunti servi. E ovviamente in gran parte erano donne. Tutto questo avvenne tra il 1300 e la fine del 1600. Ma spostiamoci al Massachusetts del 1692. In questo contesto i processi alle streghe ebbero inizio. Ma facciamo un passo indietro. Qualche anno prima i coloni furono gettati nell'abisso della guerra di Re Guglielmo contro la Francia. Una situazione che portò rifugiati e tensioni nella contea dell'Essex, in particolare nel villaggio di Salem. Questo stress aumentò le lotte tra le famiglie e alcune legate alla prosperità del porto di Salem e ancora di più legate all'agricoltura. Ma ecco che entra in scena il reverendo Samuel Parris, il primo ministro di Salem nel 1689. Presto guadagnò una reputazione per la sua severità e avidità. Fu lui uno dei primi a vedere le cosiddette streghe. La scintilla si infiammò quando due giovani, la figlia di Paris, Elizabeth, e la nipote di una certa Abigail Williams, mostrarono strani comportamenti, urlavano e lanciavano oggetti e in pratica sembravano possedute. Abigail Williams, alla fine di evitare di essere accusata di stregoneria e per distogliere l'attenzione dal villaggio, accusò tre donne: Tituba, una schiava caraibica della famiglia di Paris, Sarah Good, una mendicante senza dimora, e Sarah Osborne, una donna anziana e impoverita. Il mondo si alimentava di questa paura irrazionale e Salem fu travolta dalla propria oscurità. Le tre donne furono accusate di stregoneria e interrogate a partire dal 1 marzo di quell'anno. Mentre Osborne e Good si dichiararono innocenti, Tituba fece una confessione scioccante, affermando di aver ricevuto richieste dal diavolo e descrivendo persino visioni di animali e un misterioso uomo con capelli bianchi. E ammise di aver firmato il libro del diavolo e suggerì che altre streghe desideravano distruggere i puritani. Questa confessione scatenò la paranoia e inoltre le accuse di stregonerie lanciate contro Martha Curry, un altro rispettato membro della chiesa locale, destò grande preoccupazione e poiché implicava che chiunque potesse essere coinvolto, gli interrogati si intensificarono. Il 27 maggio 1692 il governatore istituì un tribunale speciale per i casi di stregoneria e la prima persona ad apparire davanti a questo tribunale fu Bridget Bishop, una donna anziana con un passato di pettegolezzi e promiscuità. E nonostante la sua dichiarazione di innocenza, Bishop fu condannata e impiccata il 10 giugno, diventando la prima vittima di questa tragica caccia alle streghe. Pochi giorni dopo la creazione del tribunale, il rispettato ministro Cotton Mather scrisse una lettera esortando il tribunale a non accettare prove spettrali, cioè testimonianze basate su sogni e visioni. Ma tuttavia la corte ignorò ampiamente questa richiesta e condannò all'impiccagione 5 persone a lui, 5 d'agosto e 8 a settembre. Ma
3 di ottobre, seguendo le orme di suo figlio, portò il governatore a vietare ulteriori arresti e a rilasciare molte delle presunte streghe. E sempre nel mese di ottobre la corte fu sciolta e sostituita da una Superior Court che non teneva conto delle prove spettrali e condannò solo 3 dei 56 imputati di quel periodo. Nel maggio del 1693 furono graziate tutte le persone imprigionate con l'accusa di stregoneria, ma il danno era stato fatto e 19 uomini e donne erano state impiccate a Gallows Hill. Molti degli accusati morirono in prigione e persino gli animali furono coinvolti nell'isteria di massa, con addirittura coloni che uccisero 2 cani ritenuti legati al diavolo. Dopo i controversi eventi dei processi e delle esecuzioni a Salem, alcune persone coinvolte, come il giudice Samuel Sewall e l'accusatrice Ann Putman, ammisero gli errori commessi. Quasi 20 anni dopo i processi furono dichiarati illegali e una legge ripristinò i diritti e il buon nome di molti accusati, fornendo loro un risarcimento. Ma solo nel 1957 il Massachusetts si scusò ufficialmente per gli eventi del 1692. Ma le spiegazioni per i comportamenti strani a Salem variano tra cause mediche e tensioni sociopolitiche. La caccia alle streghe di Salem rimane effettivamente ancora un mistero. Possiamo definirlo un capitolo oscuro della storia americana. E per te basterebbero delle scuse per ripulire il tuo nome? Forse il detto "meglio tardi che mai" effettivamente ha un suo peso. Dopotutto il governo si è scusato, anche se dopo più di 200 anni. Soltanto il 3% delle persone che guardano i miei video sono iscritti. Quindi iscriviti anche tu, farà la differenza per me e il mio team. Ah, continua la tua avventura in questo video qui o in questo video qui.